Buongiorno, eccoci qua nel mio laboratorio, o almeno in una piccola parte del mio laboratorio che utilizzo per girare i video. Come notate, qui l'entropia regna sovrana e sto lavorando su diversi progetti contemporaneamente nel tempo libero e ovviamente ho pezzi di qualsiasi tipo in giro dovunque. Quindi così è. Allora, l'argomento di oggi è la regolazione del bias delle valvole finali di potenza. Perché si fa, come si fa? Se ci troviamo di fronte a uno schema di questo tipo, qui la polarizzazione del bias è automatica. Tramite questa grossa resistenza catodica, grossa per valore, che produce comunque una caduta di tensione rilevante che poi polarizza la griglia di controllo. Questa è una soluzione che ha come difetto la grande dissipazione di potenza sulla resistenza catodica, quindi a me non piace molto. Comunque qui non c'è nulla da fare, per tarare il bias bisogna cambiare la resistenza catodica. Questa soluzione ha come vantaggio che il bias è autolivellante, nel senso che se aumenta la corrente di bias di questa valvola finale automaticamente aumenta la caduta di tensione sulla resistenza che viene riportata sulla griglia controllo che limita il bias. Quindi è un sistema di reazione ad anello chiuso che comunque è molto stabile. Noi invece tratteremo questo tipo di schema dove abbiamo un generatore di tensione indipendente per polarizzare la griglia di controllo e variare il bias in questo modo. La prima cosa che possiamo notare in questo schema è che è comunque presente la resistenza catodica e in questo caso serve solo per misurare il bias, quindi ha un valore estremamente basso, e normalmente 10 ohm circa. E in questo modo la corrente anodica passa attraverso la resistenza, in questo caso R5 si chiama. E noi misurando la tensione ai capi di questa resistenza possiamo tarare il bias con questo trimmer. Anche questa tipologia di schema non è esente da problemi. Qui abbiamo un trimmer per tarare il bias, tuttavia non c'è nessun tipo di feedback, non c'è nessun anello di controllo in catena chiusa. Quindi quando noi tariamo il bias in funzione dell'invecchiamento della valvola o dell'adattamento della stessa può variare. Altra cosa da dire è che il valore di R5 non è basso ma non è bassissimo a livello ohmico. Questo perché noi comunque il valore di tensione ai capi lo dobbiamo leggere con un multimetro, un volgare tester normalmente. Quindi se avessimo un valore troppo basso avremmo delle difficoltà a leggerlo. Quando abbiamo uno schema di questo tipo e cambiamo le valvole finali, magari si sono esaurite, le mettiamo nuove, prima di tarare il bias definitivamente occorre aspettare una decina di ore per avere la massima stabilità della valvola. Infatti inizialmente il catodo emette meno elettroni, se c'è del gas all'interno bisogna dare il tempo al getter di riassorbirlo, specie se si parla di una valvola NOS che è stata ferma in magazzino molto tempo, quindi è molto probabile che ci sia una piccola quantità di gas all'interno. Ovviamente all'atto iniziale in cui accendiamo l'apparato e noi tariamo il bias, tariamo la tensione sulla griglia di controllo e il bias avrà un certo valore, quindi dopo aspettando un po' di tempo tenderà ad innalzarsi. Di quanto può aumentare il bias quando la valvola è nuova dopo 10 ore? Può aumentare da un 10 a un 20%. Se noi abbiamo fretta, cambiamo la valvola, siamo in un laboratorio e comunque dobbiamo tarare l'apparato e non abbiamo tempo di aspettare 10 ore, comunque è meglio tenere il bias un po' basso. Calcolate un 10% e taratelo a un 10% più basso. Un'altra cosa che bisogna assolutamente sapere è se non si tara mai il bias quando l'apparato è freddo. Si tara almeno dopo una mezz'ora
di funzionamento. Bisogna dare tempo comunque all'apparato di stabilizzarsi, se no è inutile tarare il BIOS. Il BIOS comunque in una mezz'ora tende costantemente ad aumentare. Quindi noi aspettiamo una mezz'ora, lo tariamo e poi siamo sufficientemente tranquilli e la taratura più o meno verrà tenuta. Riassumendo, cambiamo le valvole, colleghiamo il multimetro sulla resistenza catodica, ruotiamo i trimmer a fondo scala in senso antiorario per il BIOS più basso. Poi accendiamo l'apparato e controlliamo il BIOS. No, ovviamente qui il BIOS sarà molto basso. Attendiamo 30 minuti e poi tariamo il BIOS a un 10% inferiore a quello nominale. Se non abbiamo tempo di attendere 10 ore, la taratura finisce qui. Se invece abbiamo tempo di attendere, dopo 10 ore lo ritariamo. E quindi la procedura di taratura del BIOS è finita. Ed ora andiamo a vedere la taratura dal vivo. Allora, questi che vedete qua sono i due trimmer di taratura. Purtroppo non sono multigiro, quindi sono molto difficili da tarare. Fra l'altro vi è anche un errore in questo amplificatore. Qua sul primo trimmer a destra si aumenta la corrente di bias girando in senso orario, sull'altro in senso antiorario. Quindi logicamente, quando uno va a tararli, poi si confonde, è difficile. Invece andrebbero tutti quanti settati, cioè andrebbero progettati in modo da funzionare nello stesso modo. Qua in verde vediamo le resistenze catodiche e qua abbiamo uno strumento collegato su una e l'altro strumento collegato sull'altra. E come vedete, il primo strumento dice che stiamo misurando in volt, ci sono 0,565 volt, pardon. Quindi avendo una resistenza da 10 ohm, dividiamo e abbiamo circa 56 mA. Quest'altro strumento, molto più preciso, di riferimento, è un Keithley, sta indicando grosso modo lo stesso valore. Perché dividiamo per 10? Perché le resistenze sono 10 ohm, le resistenze catodiche che utilizziamo come caduta di tensione per misurare il BIOS. Come vedete è molto facile individuare le resistenze catodiche. Normalmente, ovviamente, oltre che essere collegati al catodo sullo zoccolo, sono di dimensioni abbastanza grosse. Cosa assolutamente ingiustificata perché non devono comunque dissipare potenza, ma comunque è molto comodo poi per attaccare gli strumenti direttamente sui reofori. Ovviamente in questo caso abbiamo un amplificatore push-pull. Se avessimo un single end, avremmo solo una resistenza catodica, ovviamente per canale. Se è un amplificatore stereo, ne abbiamo due. Questo è un mono, quindi ne abbiamo due ed è un push-pull. Ho utilizzato ovviamente un amplificatore che avevo già aperto qui sul banco, ma la logica più o meno è la stessa quando è possibile tarare il BIOS. Se invece le resistenze di caduta sono di valore ohmico molto più alte, ovviamente sono con il BIOS automatico, quindi non c'è nulla da regolare. Possiamo al massimo andare a misurare la tensione dei capi per vedere quanto è il BIOS che è stato tratto di fabbrica e che normalmente non si misura, però si può sempre misurare volendo. Comunque una raccomandazione, sarò monotono, lo dico spesso, in questi apparati ci sono centinaia di volt. In questo caso specifico abbiamo una tensione anodica di 560 volt, quindi occhio a dove mettete le dita, perché rimanerci secchi in questo caso è un attimo. Quindi usate molta prudenza e quando tarate il BIOS non toccate nient'altro, usate un cacciavite comunque ben isolato e soprattutto state sul pezzo, guardate cosa state facendo. Altra raccomandazione. Adesso stiamo misurando qualche frazione di volt e non è un problema, ma
Ma se vi venisse mai in mente di misurare la tensione anodica, controllate sempre di avere uno strumento che è in grado di farlo. Questo è un fluke e arriva fino a 1000 volt tranquillamente, in continuo. 1000 volt sono più che sufficienti per avere un margine di sicurezza. Quest'altro è un Ketley e come potete vedere, adesso cerchiamo di inquadrare la scritta, eccola lì. Anche questo arriva agevolmente a 1000 volt, quindi dal punto di vista degli strumenti siamo a posto. Se utilizzassimo degli strumenti con un fondo scala, con una tenuta di tensione più bassa, avremmo sicuramente uno strumento bruciato fra le mani se andiamo a misurare la tensione anodica. Con questo spero di avervi dato un'idea di come settare il bias negli amplificatori. Ci sono alcuni amplificatori che hanno degli strumenti già integrati per tarare il bias e hanno l'accesso esterno ai trimmer di taratura. Questo può essere molto molto comodo. Altri come questo vanno a, come quello che abbiamo visto, che è l'Oxyndac, che ho poi analizzato nei video precedenti. Non hanno nessun tipo di accesso esterno, non hanno nessun tipo di strumento, bisogna aprirli, attaccare gli strumenti e poi tararlo. E, con questo vi saluto, il video è finito. Ricordatevi se avete voglia di mettermi un like e vi auguro buona serata. Ciao a tutti.